fatto che stasera siamo qui a parlarne è già una partenza, è già una speranza. Importantissimo per me perché significa avere il potere di combattere per i diritti delle donne. Ho deciso di portare la consapevolezza di quello che vuol dire combattere per i diritti delle donne in ogni luogo che io posso raggiungere e quindi spero di poterlo fare. Chiamo tutte le donne del mondo a combattere per i diritti delle donne e per non essere vittime della guerra, per non essere vittime di queste persone così crudeli. Intanto sono rimasta davvero contenta e stupita quando sono stata contattata dall'organizzazione perché pensavo che non meritassi un premio, perché in fondo la mia lotta è una lotta reale, concreta nel quotidiano, una cosa che vivono migliaia di donne. Io ho ricevuto tante manifestazioni di solidarietà, ma più che altro ho ricevuto richieste d'aiuto, tantissime richieste d'aiuto, quindi non posso fermarmi. Ormai ho iniziato a parlare per me, per le donne che sopravvivono, per quelle che non ci sono più, per i loro figli. Quindi quando tante donne mi chiedono aiuto, io posso essere la loro voce. E questo è un modo anche per rappresentarle. Sono grata all'organizzazione, sono veramente contenta e mi dà forza per andare avanti. I'm honored. I've been to Rome. Sono stata molte volte in Italia, anche a Roma, non ero mai stata a Cortona prima d'ora e per me è veramente un onore ricevere questo premio. Sono contenta di averlo ricevuto, anche per me rappresenta una sfida per continuare il mio lavoro. For me to continue to do what I do. Il messaggio deve essere quello di creare una maggiore sensibilizzazione e un maggiore contrasto a questo fenomeno. Questo l'abbiamo potuto fare e lo vogliamo continuare a fare parlando con i giovani, creando dei dibattiti con i giovani, delle scuole naturalmente, perché è con le nuove generazioni che si può sperare di avere un futuro migliore, soprattutto una coscienza diversa e migliore per combattere questo fenomeno.